L'ordinanza eseguita questa notte da parte dei carabinieri della compagnia di Trigiano nei confronti di 8 soggetti ha coinvolto, tra gli altri, il mandante di un ferimento a colpi d'arma da fuoco avvenuto lo scorso 12 gennaio 2020 nei confronti di un giovane trigianese per un debito di droga non saldato. Inoltre, il prosieguo dell'attività ha permesso di documentare almeno 150 cessioni di stupefacenti, oltre a 2 tentativi di estorsione in danno dei esercenti di Trigiano. L'impianto accusatorio è stato totalmente accolto dal GIP, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa.